questi libri che è venuta a trovarci, dire un paio di cose. Lei si chiama Sara, un applauso. Igor, grazie per avermi consigliato questa sera di essere qua con i miei libri. Eravamo qui anche settimana scorsa, ho fatto una presentazione che trovate anche online grazie a Tiziana, al Country Live, quindi se avete voglia o qualche curiosità, insomma, potete anche trovarvi qualche parola in più. Io non voglio portarvi via troppo tempo al live, dico solo che appunto chi avesse voglia di leggere le emozioni che magari abitualmente ascoltate attraverso la musica o che ricevete attraverso il ballo, può così pensare insomma di trovare tra le mie pagine, che parlo del Wyoming, dell'Ovest americano, dell'Ovest di fine 800, di mondi che sicuramente a noi affascinano, che amiamo, quindi quello di Pioneer, quello nativo americano. Io sono una grande appassionata della cultura nativa, in modo particolare della cultura Cheyenne, quindi ho voluto raccontare un po' questi mondi e gettare un piccolo seme per vedere se poi può germogliare nella fantasia, nella, magari anche con una prospettiva di vita diversa da quella a cui siamo abituati. Io penso che questo sia l'ambiente più fertile in assoluto per tutto questo, quindi se siete interessati mi trovate lì per due chiacchiere, anche soltanto, mi trovate anche su Facebook, online, dove volete, sono a vostra disposizione. Grazie mille Igor e non vi rubo altro tempo. Grazie mille. Ok, allora. Posso dire una cosa, Igor? Sì, okay. Allora, io devo dire una cosa, è la prima volta che veniamo qua, no? Mi fa un effetto un po' strano, perché io mi considero un po' uno degli ultimi dei vecchi, no? Che sono 12, 14, 13 anni più o meno che siamo in questo ambiente. E sto subendo un po' l'evoluzione di tutto questo fenomeno cambio. Stasera qui sto rivivendo qualcosa che forse solo tu puoi capirmi. Sto rivivendo l'atmosfera del Blink. Tu forse sei l'unico che l'ha conosciuto qui, ecco. Che è stato il nostro primo locale, un locale particolarissimo. Io continuo sempre a dire, parlo di 12-14 anni fa, un locale caro, sporco, si mangiava male, ci trattavano male. Però ragazzi, noi al Black Hill ci siamo innamorati del country. L'atmosfera che c'era lì dentro, la musica che c'era lì dentro era fantastica. Io qui sto rivivendo l'atmosfera di un bel locale, noi ci siamo trovati benissimo, devo dire, ho mangiato bene, no? Ho mangiato bene, un'ottima carne. Credo che di condividere l'idea, ci siamo trovati veramente molto bene, ma la cosa veramente importante è che ho ritrovato l'atmosfera del Black Hill, cioè veramente il vecchio country, e questo non è facile da trovare in giro. Noi ci siamo fatti 400 chilometri, il vero country, noi ci siamo fatti oggi 400 chilometri, non so, da Torino, da Asti, siamo arrivati fino qua, sulle montagne dei Colli Euganei, quassù con la strada sterrata con un pullman che non lo sapevamo, siamo arrivati fino qua, però devo dire una cosa ragazzi, non so se condividete l'idea, ne valsa la pena. Grazie a te. Devo dire, è un po' un'emozione che si riprova per